si è svolta a Mirandola dal 21 al 29 aprile la settimana vocazionale diocesana. Momento particolarmente atteso è stato il recital vocazionale di venerdì 27 aprile, in cui si è esibita la cantautrice Suor Cristina Damonte, religiosa delle Figlie di San Paolo, che ha pubblicato vari album e ha girato l'Italia con i suoi concerti. È particolarmente apprezzata per le sue tematiche legate alla speranza, alla libertà, al significato dell'esistenza, alla ricerca di Dio e per il suo entusiasmo e la sua freschezza musicale. Ringrazio Dio soprattutto, non soltanto per il dono della vocazione religiosa, ma per il dono della musica nella mia vita, perché attraverso questo dono grandissimo ho potuto incontrare sempre più profondamente Dio e le persone, la storia di tante persone. E proprio attraverso questo mio cammino con la musica, che in questi 25 anni di vita di consacrazione ho sentito una nuova chiamata a cui dovevo dare una risposta con tutta me stessa. Dalle piazze, dai palchi, dai teatri e anche dalle chiese, il Signore mi ha chiesto di scendere, di fermarmi, di mettermi un po' da parte. Ecco allora questa nuova mia risposta a Dio nella vita eremitica. Io vivo da pochi mesi, anche se è stata una ricerca di molti anni, in una piccola canonica, in un piccolo paesino della Valle d'Aosta. Anche geograficamente le montagne aiutano a questo incontro, a questa contemplazione, a questa vita di interiorità, di ascolto di Dio. Ma non è per togliermi fuori dal mondo o per dire basta, anzi, in questa mia esperienza mi sento ancora di più con la storia di questa umanità, con la storia di tante persone che vivono, che soffrono, che lottano, che cercano il volto di Dio. Forse l'augurio che faccio alla mia vita, ma faccio anche alle persone che incontro anche questa sera, ecco, Dio si fida di noi, si consegna a noi totalmente, ci dà tutto, però attenti, Dio chiede tutto, e in questo tutto c'è veramente tutto, c'è la vita. E attraverso la musica io ho scoperto che per me la strada di questo tutto era ancora una volta fidarmi di Dio, ancora una volta abbandonarmi a Dio, ancora una volta credere in questo Dio che ha riempito la mia vita, che ha dato un senso pieno. E anche nel dolore, anche nella fatica, anche nelle difficoltà, lì ho incontrato Dio. Farò una canzone questa sera che si chiama proprio Ti ho incontrato, sì, perché forse è l'esperienza più bella della mia vita, aver incontrato Dio, o meglio, essermi lasciata incontrare da Lui. Questa è la mia gioia.